Vi ho già accennato la cosa di cui è parlato Renzo, cioè per la completa comprensione di questo, dell'equazione che vado a scrivere, bisognerebbe fare dei ragionamenti sulla natura dei suoni. Queste considerazioni sono proprie della geotecnica, e quindi è probabile che alcune le vediate poi in geotecnica di queste cose di cui vi parlo, e anzi forse farete anche qualcosa in laboratorio che ha a che fare con le grandezze che vi vado a descrivere. E qui parlo dell'equazione delle falde sotterranee. E le slide sono in inglese, ma insomma spero che non sia, spero non ci sono tante parole. Qual è il problema? Noi abbiamo trattato l'equazione di Richards. L'equazione di Richards ha un termine che in particolare è la variazione del contenuto d'acqua nel tempo. Ma ovviamente quando θ W è uguale a θ sat, cioè quando θ W è pari alla saturazione, in linea di principio, se consideriamo il mezzo rigido, dθ su dt è uguale a 0. Dθ su dt uguale a 0 nell'equazione di Richards significa che anche il secondo membro è uguale a 0, e quindi la divergenza del flusso, che è il flusso di Darcy-Buckingham, che è K di θ per il gradiente di psi più z, è uguale a 0. Cosa significa questo? Normalmente questa cosa viene letta con il fatto che il flusso è stazionario, cioè uno dice c'è la derivata di qualcosa che è solo nello spazio, tra l'altro, e questa la derivata è uguale a 0. Cioè quindi non c'è, ma l'informazione in realtà è che non c'è divergenza del flusso, e quindi tutto, sembrerebbe che tutto quello che entra è uguale a tutto quello che esce. Questo non è esattamente vero, nel senso che, cioè o meglio, è assolutamente vero che tutto quello che entra è uguale a tutto quello che esce, perché questa è l'interpretazione della divergenza nulla. Però se quello che entra varia nel tempo, anche quello che esce varia nel tempo in maniera uguale all'entrata, in maniera tale a quello che succede all'entrata. Quindi se varia qualcosa nel tempo, in realtà questa equazione comunque ha un output variabile, non ha un output costante, anche se questi, se la divergenza del flusso rimane nulla, ed è in questo caso legata all'assegnazione delle condizioni al contorno. Se noi mettiamo una pioggia variabile con le cauzioni di questo tipo, cioè abbiamo una pioggia, una condizione al contorno che varia nel tempo, anche la soluzione varierà nel tempo, in particolare quello che esce sarà uguale a quello che entra. E in verità non è quello che si verifica quando ci sono dei mezzi saturi. L'esperienza dimostra che quando ci sono dei mezzi saturi comunque non c'è una semplice trasmissione dell'input nell'output, ma c'è comunque una dinamica interna, e si tratta di capire da dove deriva questa dinamica. La dinamica deriva dal fatto che finora abbiamo trattato sia l'acqua che il mezzo come dei sistemi incomprimibili. In realtà entrambi non sono comprimibili. L'acqua è comprimibile e il mezzo è comprimibile. La ragione per cui la nostra variazione di massa, che è rho v delta v vs, si può scrivere come rho v per una certa quantità SS che si chiama specific immagazzinamento specifico, per dψ su dt, dove dψ su dt
è la variazione di pressione, in questo caso positiva. E S a questa forma è pari alla costante di gravità alfa, che adesso vediamo che cos'è, teta S, il contenuto d'acqua a saturazione, per beta C. Il SS si chiama così perché dà specific storage, l'immagazzinamento specifico in italiano. Il alfa di S è la compressibilità del mezzo, cioè del suolo. Deriva dal fatto che il volume di suolo, quando il mezzo è saturo, viene compresso e i pori, per esempio, tendono ad allargarsi per varie ragioni. Non perché le singole particelle che compongono il suolo si comprimono anche loro, ma soprattutto attraverso un riarrangiamento del suolo medesimo. E l'altra è la compressibilità dell'acqua. La compressibilità dell'acqua nell'intervallo di temperature con le quali noi abbiamo a che fare è praticamente una costante, è pari a 4.4 per 10 alla meno 10, lì c'era un esponente che è scomparso, Pascal alla meno 1, cioè metri quadri diviso Newton. E nel capitolo 2 del Fritz and Cherry, che è questo libro che lì, se cliccate poi lì nelle slide, lo trovate, anche questo libro, ma non c'è quel capitolo in particolare, non è in italiano, ce n'è buona parte del libro è stata tradotta, ma non quella parte. E trovate una derivazione che ha a che fare con varie considerazioni geotecniche, che ha a che fare con la natura dei terreni, con il fatto che sui terreni vengano applicate degli sforzi. Come varia invece il valore di alfa invece ha una variabilità molto più grande. Alfa si chiama compressibilità dei suoli in questo caso, o comunque degli acquiferi. Come vedete varia dalle argille da 10 alla meno 3 alla 10 alla meno 8, che non è una grande informazione perché ci sono 5 ordini di grandezza, fino alle rocce 10 alla meno 9, 10 alla meno 11, sempre in Pascal alla meno 1. Lì è poi riportato sotto anche la compressibilità dell'acqua, come il valore che vi avevo detto prima. Quindi in funzione del tipo di materiale di cui la falda è composta, quel termine beta, cioè il termine alfa, varia in questo modo. Almeno abbiamo un indirizzo per noi. Per caratterizzarlo, in realtà si fanno delle prove che si chiamano prove di pompaggio, che non hanno generalmente a che fare con la misura diretta di questa quantità, bensì con la misura di come si comporta l'intero acquifero nel suo insieme. Come possiamo fare allora per trattare le equazioni di Richards? La parte a sinistra di questo grafico, che è quello in cui la pressione è negativa, o se volete la suzione è positiva, e lì vedete disegnato l'andamento di una curva di ritenzione idrica. Si può estendere nel campo delle pressioni positive la curva di ritenzione introducendo appunto come pendenza di una retta l'espressione che abbiamo scritto prima per la SS, per lo specific storage, e quello che vedete è ρVg alfa teta S beta. In questo modo possiamo continuare a risolvere l'equazione di Richards transitando dalla forma che descrive i suoli insaturi a quella che descrive il comportamento dei suoli saturi. L'equazione in forma generale la si potrebbe scrivere così:
S di I, ho scritto S di X invece di S di S, del P su del T, poi per la divergenza del solito flusso, del flusso di Darcy-Buckingham, dove però abbiamo ridefinito le quantità in questo modo, in particolare sopra è sempre l'equazione di Richards, qui ho messo P per dire che le pressioni sono negative nell'insaturo e positive nel saturo, e la CDP invece che cos'è? La CDP è l'usuale del θV su dp se la pressione è minore di zero, relativa naturalmente alla pressione dell'aria, e dove θW doppio per esempio è dato con la formula di Van Gennupten scritta in questo modo con un segno meno qua. Viceversa, se P è maggiore di 0, CdP ha questa espressione che rappresenta la storatività specifica. Dal punto di vista di chi risolve questa equazione, una formulazione di questo tipo ha grandissimi vantaggi, nel senso che noi, per esempio, se volessimo descrivere, che ne so, una cosa che vediamo fra poco, che è l'oscillamento, oppure il frammento di un versante. Il frammento di un versante è generato dall'instabilità che si viene a creare in prossimità della saturazione. Allora noi siamo in un regime insaturo, cade la precipitazione, nella transizione tra l'insaturo e l'insaturo avviene lo scivolamento della frana. O l'iniziazione della frana e della colata del critica. Se noi non abbiamo l'equazione giusta e possiamo muoverci dall'insaturo al saturo senza problemi, non siamo in grado di descrivere bene questo fenomeno di innesco. E in particolare poi bisogna avere anche degli accorgimenti per risolvere l'equazione di Richards nella forma mista, come è scritto, come invece non è scritta qua, in cui comunque inglobiamo il CdP all'interno della derivata temporale, altrimenti non si può correggere accuratamente l'equazione. Il fatto che nei software che esistono in commercio, che risolvono bene, abbastanza bene l'equazione di Richards, questo accorgimento di cambiare opportunamente dall'equazione dei treni insaturi all'equazione dei treni saturi, che si chiama anche equazione di Businesque, c'è dentro. In generale bisogna avere degli strumenti numerici adeguati per non creare problemi, e il fatto che effettivamente ci siano problemi nel passaggio dall'uno all'altro ha anche causato letteralmente per decenni la produzione di risultati che non erano molto significativi rispetto ai dati sperimentali. Adesso invece abbiamo dei metodi numerici che permettono di fare questa cosa, e in particolare il metodo numerico che voi userete nelle vostre esercitazioni è in grado di risolvere esattamente questo passaggio dal saturo e dall'insaturo.